Yolanda Ritz. Rieccomi tornata con un nuovo video. Perdonatemi la mise, perdonatemi la mia faccia e perdonatemi il tutto, perché oggi finalmente è arrivato il momento di andare a colorare i capelli. Ho bagnato già i capelli perché prima di andare a colorare i capelli voglio fare un passaggio fondamentale con voi, ossia quelli di schiarirli un pochettino, di andare a togliere il giallo, ossia di usare, di andare a togliere più che altro l'arancione e il giallo, e di usare l'antigiallo. Questo praticamente è uno shampoo antigiallo, antiarancione, che serve per schiarire un pochino i capelli e si deve fare sui capelli bagnati. Ma prima di iniziare questo video voglio dirvi di lasciare 10.000 like. Secondo voi, scrivetelo sotto in un commento, secondo voi il colore funzionerà, sì o no? Scrivetemelo sotto in un commento, mi raccomando, non vedete la fine del video, ma scrivetemi se il mio colore verrà sì o no. Vi ripeto, io devo fare l'azzurro perché nello scorso video abbiamo raggiunto 10.000 like. Raggiungiamo 10.000 like per quest'altro video. Voglio vedere se mi volete bene e se siete attivi. Mi raccomando, spolliciate. Prima di iniziare il video, spolliciate. Like, commento e poi vedete il video. Allora, quindi, prima di iniziare il tutto, quindi prima di applicare il colore eccetera, devo usare questo qui, che è uno shampoo in realtà, è uno shampoo antigiallo. Ho detto che andavo dal parrucchiere, ma purtroppo dovete sapere che non c'ho tempo, raga. Io non c'ho tempo mai di fare una cippa di lippa, e quindi siccome non c'ho tempo, lo vado a fare da sola, per restare pochi minuti sopra i capelli. Come vedete sta facendo la schiuma, quindi è proprio uno shampoo. Lo vado a mettere solo sulle punte perché sono quelle che mi interessano, no? Vedete? Lo shampoo è proprio, vedete, è viola. Lo devo lasciare in posa per un paio di minuti, perché qua c'è scritto: uso applicare sui capelli bagnati, lasciare in posa alcuni minuti per un effetto più efficace, emulsionare e risciacquare. Se necessario, ripetere lo shampoo. Quindi, io siccome devo solamente, ovviamente, sciacquare, mi faccio un primo shampoo, però poi mi devo fare il colore, perché il colore lo devo fare su capelli purtroppo asciutti, cioè sto colore qua non posso farlo sui capelli bagnati. Quindi ancora una volta Yolanda che prova a fare le cose fatte in inglese. Mi vado a sciacquare i capelli e vediamo, grazie a questo antigiallo, vi faccio vedere, vedete? Grazie a questo antigiallo come sono usciti i capelli. Ok ragazzi, allora, io ho fatto, spero che voi vediate qualcosa, ho fatto lo shampoo con quello schiarente, quello lì schiarente violetto che avete visto prima. Allora, i miei altri capelli, così vi faccio vedere sotto praticamente come sono. Si vede un sacco, io qua c'ho lo specchio, qua si vede un sacco che sono, vabbè, tralasciate il colore sotto che è così, ma il blu attecchisce lo stesso. Comunque raga, cioè sotto qui sono praticamente biondi. Ok, io spero solamente e vivamente che il colore venga. Allora, ho preso i guanti, adesso mi metto i guanti perché questo colore macchia, a differenza di quello shampoo che non macchiava. Allora, voi mi avete chiesto, Yolanda, ma che colori hai preso? Allora, io uso questo della Crazy Color, ma vi devo dire la verità, non vado pazza per questo della Crazy Color perché si tolgono subito. E questo qui è il colore Capri Blu, mentre questo invece è proprio il Coral Blu, proprio quello lì che voglio io, e invece della Stargazed. Ok? Allora, io quindi vado a mettere questo della... Oh mio Dio, è esploso, non me ne ero accorta. Vado a mettere questo della Stargazed e ne vado a mettere un pochettino di Capri Blu all'interno, così. Vado a mescolare i due colori, sperando che si uniscano, perché non tutti i colori, perché giustamente ogni colore ha il suo pigmento e la sua formazione. Però io comunque ci provo. Un altro segreto, perché io mi sono comunque documentata prima di... Oh mio Dio, ma che cosa c'ho qua dentro? Yolanda, che problemi hai? Ti metti lo scotch nei capelli? Quando voi avete finito con il colore, lavare i capelli con l'acqua fredda, così il colore non va via subito, anche nei lavaggi dopo. Io consiglio di lavare i capelli, oddio raga, lo sto facendo, di lavare i capelli con l'acqua fredda. Azzurri, qua verrà tipo un blu, però non verrà proprio azzurro azzurro, però vabbè.
Azzurro non l'ho trovato, ragazzi, su Amazon. Però vabbè, meglio niente. Ok, momentaneamente secondo me va bene così. Secondo me per coprire anche questo colore che ho io sotto, secondo me questo blu qua va bene. Andiamo a fare queste passate con questo colore. Oh, però io penso che, ragazzi, non riesce, sarà un epic fail clamoroso, però almeno ho fatto l'epic fail insieme a voi. Camma fa, ci siamo fatti una risata. Però almeno tentar non nuoce, no? Cosa dico io? Che è meglio sempre provare che non provare. Ma almeno dici ci abbiamo provato. Poi se non viene, pazienza. Ok, io vado a fare così una bella passata in questo modo anche. Ragazzi, io ho paura, vi devo dire proprio la verità. Ok, ragazzi, allora io intanto mi sto facendo prendere la carta argentata da Daniele, così faccio il mio solito impacchettamento di carta argentata. Dai capelli vedo che più o meno qualcosa sta, qualcosa viene. Secondo me viene, secondo voi sì? Boh, comunque io mi impacchetto qui, devo farmi prima la parte di sotto, poi la parte di sopra. Faccio a strati, così almeno viene meglio, non fa niente, raga, ma io quando mi faccio la tinta, io sono così, sono pasticciona sia nella vita reale, sia quando mi faccio la tinta. Grazie Daniele per aver collaborato alla portata della carta argentata. Io devo aspettare almeno un paio d'ore, o un'ora e mezza, un paio d'ore, in modo da far attecchire benissimo il colore ai capelli, mentre per voi sarà un secondo. Oh guys, I am back. Allora, sono tornata, voi non potete capire il macello che ho combinato. Allora, mi sono sporcata totalmente tutto il pantalone, mettendo il colorante all'interno della ciotola. Ho urtato il pennello che è volato a terra, mi è andato a finire in faccia sul pantalone e tutti gli schizzi di colorante praticamente dappertutto. Allora, quanto è quotato da 1 a 10 che io sia una pasticciona? Me lo fate sapere per favore, da 1 a 10. Allora, siamo arrivati all'ultimo step, all'ultima parte per colorare i capelli. Sembrerò una pazza sghizzata, ma semplicemente sto finendo questa parte qui. Allora, metto il colore. Raga, io, lo sapete perché me lo faccio in casa? Allora, punto primo perché mi diverto. Punto secondo perché buono buono lo bene, lo sapete cosa? Mi taglio i capelli. Allora, facciamo una cosa, se siete arrivati a questo punto del video, se raggiungiamo invece di 10.000, 20.000 like, non ci arriveremo mai, quindi vado sul sicuro. Se arriviamo a 20.000 like, mi faccio i capelli più corti. Vediamo. Mi faccio i capelli più corti, però colorati. Quindi se arriviamo a 20.000 like, capelli corti e colorati, ma tanto non ci arriveremo mai, quindi sto a posto. Vado ad arrotolarmi il foglio di carta argentata attorno ai capelli. Io, ragazzi, spero solamente che il colore abbia attecchito. Fantastic! Quanto sono meravigliosa! Bellissima! Immaginate che io adesso devo stare con questo impacco per almeno un'ora e mezza, 2 ore, per far sì perché più tempo il colore sta su e più prende. Oh mio Dio! Allora, per una tintura volete vedere i danni? Volete vedere i danni? Braccia tutte colorate, collo completamente azzurro, faccia azzurro, sono diventata praticamente un puffo, ragazzi. Secondo voi il colore uscirà oppure no? Avete scritto il sondaggio? A 20.000 like, cosa pazzesca. Ok, ragazzi, allora io sono tornata e avete scritto il commento: secondo voi i capelli sono venuti sì o no? Allora, 1, 2, 3. Allora, ragazzi. Io mi ritengo a dir poco soddisfatta perché questi erano i capelli che io praticamente volevo dall'inizio. Quelli che la mia parrucchiera, diciamo, ha sbagliato colore. Questo era proprio il colore che io volevo dall'inizio. Era questo, diciamo, bluettino barra che va nell'azzurro, perché questo poi quando scarica diventerà un pochino più chiaro, quindi azzurrino. Ho le mani ancora lerce, sul bianco si vede meglio. Comunque, raga, sono proprio... Guardate il colore, guardate sulla faccia, cioè raga, adoro, oddio, che belli, sono venuti bene, sono veramente contentissima. Se qualcuno si sta chiedendo, Ivana, ma tu i capelli li hai veramente così lisci? Sì, io li ho così lisci, se qualcuno si stesse chiedendo ancora, Ivana, ma così tu non rovini i capelli? In realtà no, perché non ho fatto nessuna decolorazione, la decolorazione rovina i capelli, le colorazioni in realtà no, perché quelle che uso io
sono colorazioni naturali, non testate e che non rovinano i capelli. Io ogni volta quando per esempio lavo i capelli li lavo con uno shampoo fatto apposta per il colore. Poi uso il balsamo fatto apposta per il colore, in più dopo uso un tonico, cioè per i capelli, sempre per il colore. È un bifasico, praticamente uno spruzzo bifasico che serve proprio per il colore, per mantenere vivo il colore e per non far rendere i capelli più che altro secchi e sfibrati. Quindi io i capelli li curo, basta curarli se si vogliono colorare. Se voi siete troppo piccoli, raga, mi raccomando, non lo fate. Poi se avete i capelli biondi e vi volete divertire, allora sì, ma con il consenso dei genitori, mi raccomando, non fatelo mai da soli perché altrimenti si possono fare danni. Va bene, ragazzi, allora con questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia in questo sabato pomeriggio. Non perdete il video delle ore 18 che ci sarà più tardi. Ah, fate il toto scommessa, secondo voi il prossimo colore che sceglierò? Quale sarà? Vi mando un bacio, un abbraccio forte e come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Bye!